Ciao ragazzi, ben ritrovati per le nostre lezioni di storia. Oggi parleremo dell'avvento del nazismo in Germania. Fu la crisi della Repubblica di Weimar, fondata nel 1918, a contribuire in modo sostanziale all'ascesa del nazismo. I vecchi funzionari, legati alla tradizione autoritaria della Germania imperiale, faticarono a reggere la democratizzazione dello Stato. Inoltre, il potere del patronato agricolo e quello industriale andarono rafforzandosi e la crisi del 29 finì inevitabilmente per acuire i problemi sia in ambito socio-economico che politico-istituzionale. Il Partito Nazionalsocialista Tedesco dei Lavoratori nacque subito dopo la Prima Guerra Mondiale. Hitler, un oscuro reduce di origini austriache, ne prese le redini nel 1921 con uno scopo preciso: raccogliere il consenso della piccola e media borghesia. A tal fine, egli seguì un programma antisemita e ultranazionalista. L'8 di 9 novembre 1923 Hitler tentò un colpo di Stato a Monaco, subito represso dalla polizia e dall'esercito. Condannato a 5 anni di carcere, egli scrisse La mia battaglia, testo di riferimento del partito nazista, impregnato di un profondo antisemitismo. Nella seconda metà degli anni venti la crisi si inasprì, portando a una protesta sociale aggressiva. Tra le forze che volevano l'abbattimento della Repubblica figuravano le SA, i reparti d'assalto del partito nazista. Alle elezioni del luglio 1932 il partito nazista ottenne il 38% dei voti, divenendo il primo partito tedesco. A novembre si tennero nuove elezioni, il partito nazista ottenne il 33% e il presidente della Repubblica affidò a Hitler l'incarico di formare il nuovo governo. Nel marzo del 1933 si votò di nuovo, mentre i nazisti mettevano in atto una campagna terroristica. Nella notte del 27 febbraio fu incendiato il Parlamento tedesco e la mattina successiva a Berlino fecero la loro comparsa dei volantini nei quali si accusavano i comunisti dell'incendio. A seguito di ciò il presidente emanò il decreto dei pieni poteri, ripristinando la pena di morte per i crimini contro lo Stato e limitando fortemente le libertà di espressione e di organizzazione. Hitler si avviò a diventare il capo assoluto della Germania. Vennero sciolti i vecchi partiti e aperti i campi di concentramento, allo scopo di rieducare gli oppositori. Nella notte tra il 29 e il 30 giugno 1934, i capi dell'SA, accusati ad hoc di complotto contro lo Stato, furono trucidati dalle SS, i reparti di difesa di Hitler, e dalla polizia, in quella che viene ricordata come la notte dei lunghi coltelli. Nell'agosto del 1934, prima di morire, il presidente firmò un decreto che unificava le cariche di cancelliere e presidente della Repubblica. Hitler assunse i pieni poteri. Nel settembre del 1935 furono promulgate le leggi di Norimberga, che concedevano i diritti politici solo ai cittadini tedeschi ariani. La violenza antisemita esplose tra il 9 e il 10 novembre del 1938, nella Notte dei Cristalli. Furono distrutte case, negozi, luoghi di culto degli ebrei e per molti di loro iniziò la deportazione. La Germania nazista conobbe una forte ripresa economica, pianificò la produzione agricola e industriale, lanciò un programma di opere pubbliche, applicò tasse più elevate per spostare denaro alle imprese. Tutto fu finalizzato ad un rapido riarmo. La Germania di Hitler si preparava alla guerra. Bene, il ripasso di questa parte è terminato. Io vi ricordo che per le lezioni online potete contattarci attraverso Facebook, Instagram o l'indirizzo centrodai83@gmail.com. Vi aspetto qui su YouTube per la prossima lezione. Ciao da Francesca!